Buonasera. Buonasera. Dopo il cambio di Riosa con Di Innocenzo, eravamo tutti solidari con lì per l'ottima scelta tattica, la squadra era salita, abbiamo visto subito il fraseggio sulla destra con Cesario che poi ha favorito l'azione di Dodi. Insomma, poi perché c'è stato questo calo, quel rigore, forse dubbio, magari si dirà. Ma io non lo so, onestamente il calo potrebbe essere abbastanza normale, va in vantaggio, magari, cioè, non abbiamo cambiato niente tatticamente, abbiamo cambiato un po' alla fine perché poi un po' di stanchezza, un po' di confusione e tutto, piuttosto che giocare col tre quarti abbiamo giocato con la mezzala, abbiamo messo così. Non so, poi il calcio è fatto di situazioni un po' strane perché all'ultimo di Rienzo un po' pasticciato, magari ripartivano in modo pulito, ci facevano gol, all'ultimo di Innocenzo in mezzo a tante gambe, perché si fa per due, capito? 10, 20 gambe, 15, 30 gambe, se la prende magari in modo diverso, magari rimpalla, va in gol. L'ultima palla, mi diceva Ferrari, sul traversone, sul cross, proprio si parla di un centimetro, però dal mio punto di vista, rispetto a tante altre partite, la squadra oggi qualcosina in più ha creato. Io non sono contento perché poi devi far gol, perché le prime due occasioni che noi abbiamo avuto nel primo tempo devi far gol, perché poi non mi riferisco alla situazione dove il portiere è rimasta lì la palla, abbiamo calciato al limite dell'area a porta vuota, mi riferisco alla bella giocata tra Barbetta e il capitano Periosa. Mi riferisco magari a qualche scelta sbagliata, adesso potrebbe essere banale, ma per farci capire, tante volte c'è frenesia per calciare, sia Moro sia Amato hanno calciato da posizioni favorevoli, forse con troppa fretta, però poi diventa difficile, bisognerebbe essere nel campo e poter valutare il perché si calcia o il perché non si calcia. Però tutto sommato sono contento perché abbiamo accettato spesso e volentieri l'uno contro uno contro una squadra che nel ripartire è molto abile, contro una squadra che gioca proprio in questo modo, fa attesa e poi riparte con giocatori di gamba, giocatori veloci. È chiaro, i tre punti dopo il gol pensavo anch'io che potesse essere un po' più facile da gestire e ripartire. Dopo in quelle situazioni si aspetta magari di andare a chiudere la partita, ti abbassi e poi gli spazi si aprono e potrebbe diventare più facile. Però pazienza, teniamoci la partita che abbiamo fatto dal mio punto di vista buona. Teniamoci il grande equilibrio che la squadra è riuscita a tenere, spesso e volentieri siamo stati abbastanza corti, ci siamo allungati poco, e teniamoci il coraggio di qualche giocatore, soprattutto il pacchetto difensivo che ormai accetta l'uno contro uno dietro, e questo mi fa ben sperare per il futuro, ecco. Questo è il mio pensiero, poi dopo voi non tutti avete il patentino però, non tutti avete il patentino. Voi sicuramente da fuori si vede meglio, magari siete più meno coinvolti e tutto. Io posso dire questo, adesso ero dispiaciuto perché un giocatore era in lacrime che dice dovevo gestire meglio la palla, ve lo dico, Di Innocenzo, ma lui ha calciato in mezzo a 100 gambe e può succedere di tutto. Cioè, nel senso che poi uno si rende conto che da fuori è tutto più facile e in mezzo al campo poi manca lucidità, gli spazi si restringono, eccetera eccetera. Però ripeto, la squadra oggi ha fatto quello che doveva fare, non ha vinto la partita ma ci ha provato, ecco. Ecco, la sostituzione di Maso di difesa da? Di? Di Maso di difesa. Ma mancava 6-7 minuti perché lui è un giocatore che voglio rincuorarlo, voglio fargli un apprezzamento, è molto generoso, ma tante volte voglio dire spacca la linea nella fase difensiva, poi diventa un po' più difficile a ricompattare, perché a quel punto non devi sbagliare niente per far sì che l'avversario può trovare spazio e tempo per andare a perdere la partita. La partita era in grande equilibrio dopo solo su palle inattive o solo su un errore di un singolo giocatore si poteva andare a sbloccare la partita negli ultimi 10-15 minuti dal mio punto di vista, ma noi qualcosina abbiamo avuto in quelle cose.
6-7 minuti non cambia niente, metti un giocatore più fresco, metti magari un giocatore che sotto l'aspetto tattico un po' più ordinato, ma niente, sono i soliti cambi che si tentano di fare per cercare di... è un pensiero, poi magari mi è già capitato, metti il giocatore per tamponare e pigli gol perché fa un errore, capito? L'errore tecnico, consentitemelo, fa parte del gioco del calcio, cioè l'errore tecnico anche... ripeto l'ultima palla, infatti adesso dicevo di Renzo, magari in quelle situazioni è meglio staccare, tanto non c'è nessun tipo di problema, e magari poi uscire con la giocata lunga che neanche andare più a sostegno, hai bisogno del controllo, e infatti ha rimpallato e sono ripartiti. Ecco. Mister, racconti i fatti, secondo lei è un risultato giusto o il pareggio sta più stretto al piede? Nel calcio contano i numeri, no? Giusto, nel calcio contano un po' le situazioni. Dal mio punto di vista il Chieti ha avuto forse qualche palla in più rispetto all'avversario. Palla in più non vuol dire che devi calciare per forza nello specchio della porta. Palla in più, io 4-5 occasioni, due nel primo tempo me le ricordo benissimo, importanti. Metto anche quella di Moro che ha avuto fretta, metto quella di Amato che ha avuto fretta, perché se la porta ai 25 metri, magari se hai ancora spazio ti avvicini e hai più la possibilità poi di andare a calciare in mezzo ai pali, in mezzo alla porta. Dal mio punto di vista noi abbiamo avuto qualcosa di in più, poi mettiamoci la solita retorica, sai chi gioca in casa, ma in casa e fuori non conta niente. Casa fuori non conta niente, cioè non abbiamo poi l'assillo di dire in casa giochiamo in un modo, fuori in un altro, sto dicendo di aspetto mentale, ma ormai in queste categorie le partite sono spesso e volentieri, poi abbiamo imparato un po' anche da quelli più bravi, dal calcio europeo, anche in queste categorie si comincia a accettare l'uno contro uno, che è una formazione del singolo giocatore sotto l'aspetto mentale, sotto l'aspetto dell'autostima, per andare poi a creare l'uno contro uno. È chiaro che l'uno contro uno rischi qualcosa, però se vinci il duello c'è superiorità numerica in quella zona del campo, cioè voglio dire, ma non invento niente, Cioè il calcio è solamente tempo e spazio nella massima velocità e nella massima esecuzione, con, fra virgolette, il gesto tecnico che, lo diceva giustamente il signore, a volte va bene, a volte non va bene. Infatti nel secondo tempo lei ha guadagnato tempo e spazio, perché quell'innesto di Innocenzo, che per me sin dall'anno scorso è un giocatore tecnicamente valido, che può crescere ancora, con Di Innocenzo, io penso che il Chieti abbia avuto molte più occasioni, ha allargato la difesa ospite e, come ha detto lei, aveva degli spazi inutili più aggredibili. È come se lei avesse giocato un'altra partita nel secondo tempo. Questa è la mia impressione. Anche perché, concludo... No, non solo Di Innocenzo, anche con Palmisano. Concludo anche perché ho portato Moro in mezzo alle linee e quindi l'ho levato da compiti, dal binario dove lui... Gli ha alleggerito un po'. Bravissimo. Gli ho alleggerito il compito tattico, ma non lo decido io. Se là vengono in due bisogna attaccarli in due. Cioè non può Ferrari o dall'altra parte di Rienzo giocare in due contro uno. È normale che l'esterno si abbassa e va a giocare in uno contro uno o addirittura con l'aiuto della mezzala in superiorità numerica in fase difensiva. Sono perfettamente d'accordo. Infatti abbiamo messo lui per cercare di attaccare subito e cercare... Pietrantonio da una parte. Bravissimo, sono perfettamente d'accordo. Mi auguro che a Pineto faccia così, mi auguro. Perché Pineto è forte in tutti e tre i reparti. Ah beh, ma Pineto è una squadra che me ne parla benissimo della società. Mi sa che oggi non sono riusciti a fare il regalo al presidente, perché leggevo sui quotidiani che volevano fare un regalo al presidente per il compleanno. Regalo al presidente del compleanno, un presidente del genere, mi sembra un po' poco vincere la partita, magari invitarlo a cena con un pacchetto regalo di un qualcosa. Se fossi io a invitare Serra, gli regalo il Ferrero Rocher, di più non posso, vi dico la verità.